Vergini incinte, BDSM, Fetish dei Piedi, Zoofilia e Onanismo, solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. E secondo giro di sigla iniziamo. Tanto benvenuti con chi e calefa Giovanni Dragonfrank si è redato. Devo anche un nuovo suono. anche Rorio, Free Jack e l'uomo che come non si sente l'audio. In che senso? Casa che hai disattivato il volume. Perati tibi a tutti ragazzi, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Come direbbe Maria, Ah, me l'ha ridato. Ok, perfetto. Buonasera anche a Stefano Wu, buonasera a tutti, buona domenica. Intanto avevo accennato durante la sigla che abbiamo un nuovo audio. Sentiamo se è troppo basso, se ad alzare il volume. Pazzo, sì, pazzo per Gesù. <ride> ci sta, ci sta. Lilanto, buonasera. Buonasera anche autun Allora oggi oggi volevo parlare, tanto sicuramente ci sarà youtube che sarà ancora in live per diversi minuti ancora. Buonasera Chaos. Avevo deciso di parlare del peccato originale e di così come ci viene presentato, salvo poi andarcelo a leggere effettivamente come è scritto e che cosa vuole dire ormai padre siccome ti seguo dappertutto non è più un seguito, è solo che raggio, perfetto. Ovviamente ateo ah, ancora live, vabbè, è un classicone, classicone. E quindi ho selezionato un po' di video che ci spiegano il peccato originale, perché sapete che se c'è il male nel mondo e eh, se viviamo tutti nel peccato è per colpa di due persone. O è colpa di, di nostra perché quella è una metafora o eziologia metastorica. Come direbbe qualcuno. Buonasera Valeria. Benvenuta. Eh sì, ah, anche, anche perché da alcuni viene detto che quello eh, è frutto. Non è, non è colpa ma è frutto del peccato c'è ancora Atio, lo so infatti la sto prendendo con calma, sto prendendo larga sto facendo dei giri larghi per poi arrivare a vederci dei video allora io, di, io direi di iniziare prima di entrare nel, eh, nel fulcro de, del peccato originale della storia eh, farci magari un piccolo eh, come dire un piccolo disclaimer ovvero del Dio esiste? È una domanda che ci poniamo tutti quanti, a cui, a cui alcuni hanno una risposta, ma ce la dà specificatamente un canale che ho trovato, ehm, che si chiama tipo: aspetta, mo vi dico eh, l'apologeta cattolico. Uh, che porta un video che si chiama le tre prove, perché non una sola, no, non ci, non ci sono prove dell'esistenza di Dio, lui ne porta ben tre, le tre prove dell'esistenza di Dio, che, che è tanta roba, che è tanta roba. Tutto è iniziato dal fatto che due rincoglioniti hanno scopato 5.000 anni fa. Buonasera anche a te, buonasera a Losuki Kazumoto, buonasera, buonasera, buonasera. Ecco, abbiamo trovato questo canale qui, questo piccolo canale Grande Stefano. Ah, no, con chi like? Anzi, a proposito, ragazzi, visto che mentre aspettiamo AteoTube, che finisce, no, comunque sempre qua devo stare. Andiamo a vedere un attimo come sta messa eh, la classifica. Vediamo un po'. Qui devo mutare. Perché io leggo, innanzitutto io leggo qui sulla chat, voi non credo lo vedete, forse lo vedete qua. Vedo con l'hai primo, eh, questa è una classifica, credo sia la classifica delle, delle sub donate, eh, e credo che l'abbia vista anche con Kilai, perché infatti l'ha vista e si, e si è messo primo in questo momento, perché primo era Zio Poppy un secondo fa, Chi era che ha smontato pezzo per pezzo quel video? Non lo so, non lo so, non l'ho visto, non so se Ateo nell'anima o ci ha fatto un video proprio Ateotube Fammi per... finire Fammi finire, questo mm. video ho dato Quindi abbiamo Conchila è primo nella, nella classifica regali, ovviamente è secondo zio Poppy Ma andiamo a vedere proprio la classifica devozione All time, ecco, sempre, sempre Deo, sempre Deo Grande conchilai l'abbiamo primo con 1291 punti. Segue Zio Poppi, terza Valeria. A seguire izza, Nicco, l'uomo che ride, e fuoco. Trinità di Dio, Asterone e Bob. Allora, io direi che per il prossimo mese qui abbiamo la classifica del, delle sub però non so queste non so se è la classifica delle sub donate o questa è quanti mesi. Eh, uno segue Una il canale, non lo so. Abbiamo primo Asterone 88. Sta arrivando il prete ateo. <ride> non l'ho vista. però non so dove vederla. Su. Chi è che ha smontato? Ok. Quindi io direi, ragazzi, di. Eh, per il prossimo mese. di resettare i punti classifica. Buonasera, Svarbard! Di resettare i punti classifica. di modo che poi si parte tutti eh, da zero. E rilanciamo il concorso con la vincita della maglietta e della mascherina. Perché se no, Conchilai ormai è partito, non, non lo raggiunge più nessuno. Conchilai, quanti punti verrai? Bia Bia? Il prossimo, prossimo mese, Conchilai lo facciamo santo, lo facciamo beato, lo facciamo beato, grandissimo. Conchilai, comunque, sto facendo il timing stamp della live di Febby. È un'esperienza epica. Via di so, chi è arrivato quasi in orario, Sbarbard. Allora, innanzitutto qui chiudiamo se noi ci vediamo doppi, che che è questa roba? Torniamo, torniamo al video dei, delle tre prove dell'esistenza di Dio. Non una, eh. tre, tre prove. Hai sentito dire che Dio non è altro che un'invenzione dell'uomo, una favola, e che grazie al progresso della società, tramite la medicina, l'ingegneristica o la scienza in generale, non hai bisogno di credere in Dio. Hai sentito, cioè non è, non è un ragionamento tuo, l'hai sentito dire, lui parte, hai sentito dire in giro? Già alla prima mi ha convinto, perfetto, perfetto, buonasera Trinità. Al servizio YouTube, della verità ci sono tanti video e tu sei capitato proprio su questo. Ci sarà un motivo, sarà un caso. No, no, sono andato proprio a cercarli, io, ho detto, come se sentisti? Questa gente dalle larghe vedute che... Non credo. Eh no, Anche se cercato. apparentemente sembra che la tendenza comune di molte persone sia l'ateismo, cioè la negazione di Dio o l'indifferentismo religioso, diverse statistiche dimostrano che secondo il 90% della popolazione mondiale esiste Dio o un essere superiore. È una cosa che Ti sei mai chiesto quale che... senso abbia la tua vita? Eh sì, è stupido, è Dio che ti ha fatto venire qui. Sì, sì, proprio Dio. Da dove veniamo? Perché moriamo e cosa c'è dopo la morte? Se non ti sei mai fatto queste domande, potresti iniziare seriamente a pensarci. Tu non sei fatto solo di carne e ossa, ma sei anche spirito. Hai una natura duale e proprio per questo ti do. Ok, questa è una suppo la tua supposizione, ma la prova di questo. domandi è. se Dio esista oppure no. Ah, il fatto che io mi domando che, che Dio esista è una prova del fatto che abbiano spirito. Non funziona proprio così, però. Pensa un po' vabbè. che la domanda su Dio se la sono posta anche gli uomini della preistoria, che oltre i due milioni di anni fa hanno iniziato a disegnare nelle caverne la loro idea di Dio, che no, allora era si di identifica... Dio. Grande, Grande, Luis Dan. Grazie per la sub. Grazie mille. L'origine del mare è una citazione di Richard Dawkins Sì, infatti ho cambiato, ho cambiato Mi è venuta in mente dopo e ho cambiato il titolo Della live, la copertina ha un titolo diverso e, e perché dovrebbe avere un senso la vita Sì, infatti Grazie Marco Pigrego, grazie Del Follo e benvenuto in chat Sì, tipo Dio Mammut Dio Bufalo eh, i primitivi probabilmente Va Dio Gazzella. E quindi il Dio Sole, il Dio Fuoco o il Dio Cielo Nessuno no. ha detto ah. all'uomo primitivo aveva disegnato degli animali comunque, Era eh, che però... esiste un essere superiore, ma l'idea di un creatore onnipotente era già intrinseca nei loro cuori. No, perché non c'è nell'uomo preistorico l'idea del creatore onnipotente. Non ci sta. Però, però vabbè, e questa forse è la seconda prova, va Con l'avanzare della tecnica l'uomo ha scoperto l'universo composto di ste Eh sì, è finita la live del prete ateo. <ride> Le pianete galassie materia ed energia gli scienziati sono convinti che l'universo è nato da un'enorme esplosione di energia e di luce che chiamano big bang ma la vera domanda è chi ha scaturito questa esplosione l'universo non è sempre esistito ma ha avuto una causa incausata cioè cioè una causa prima dio dio cioè cioè dio Cioè. può essere un'altra spiegazione no? cioè dio e dio chi l'ha creato perché l'universo non può, non, può non, ah, non può essere autogenerato e Dio sì? Creatura, è la prova questa. Se ti okay. guardi in torno. Padre, un testimone di Gioia mi ha detto che quei disegni delle caverne erano fatti dai bambini, quelle erano le case d'estate dei cavernini. Loro vivevano nelle palafitte. Ah, era tipo la residenza estiva dei caverni. Fantastico. Perché giustamente faceva caldo nelle caverne, fa più fresco. Ha senso, eh? Grande Ateutube ce l'ha fatta con. Vabbè, pochi... stavolta poco, eh? stavolta pochi minuti di ritardo. Grande Ateutube. Purtroppo, purtroppo non ho potuto seguire la live, mi dispiace per cazzo perché c'era Palearide, deve essere stata veramente interessante, ma ho registrato la puntata di Lib, è tutto pronto, finita la live, vado a montare così per stasera, massimo domani All'ora di pranzo, esce una nuova puntata di Lib. Buonasera Giordano, buonasera Franco Banana, non ho una risposta al momento, Dio, ha mangiato... chi ha mangiato l'ultima girella, Dio. Cosa fa funzionare Cyberpunk? Il diavolo. Ah, ok, il diavolo. È giusto. Il video dell'apoggetto che ho commentato frase per frase. Eh, oddio, aspetta, dov'è questo? Ah, è vero, è vero. L'hai mandato tu sul, Era questa qui che hai mandato sul, sul gruppo Telegram. È vero. E lo Svalbard. È tutto, non è meno peggio. Farei una gara di donazione a 80 anni per Italia. <ride> sì esatto, poi uh, avrò bisogno di un successore per lì perché non ce la farò a finire la Bibbia, non ho abbastanza anni di età. Scopri un mondo perfetto, governato da precise regole matematiche che non sono frutto di una pura casualità. Ma questo mondo perfetto, ma dove cazzo lo vedono? Cioè il mondo è in continua collisione, l'universo è in continua collisione, è caos, è distruzione... È cataclice, è tutto, la natura che ha ammazzato la natura più della morte stessa. Gli, gli tsunami, vi ricordate i famosi tsunami di Padre Libio? Un mondo la perfetto. Ha ammazzato la natura più della morte stessa. Forse non ci hai mai pensato, ma se adesso provi ad afferrare qualcosa con la tua mano, ti accorgi come il movimento del tuo corpo è molto complesso ed elaborato frutto di migliaia di neurotrasmettitori che ogni millesimo di secondo nel tuo corpo per rispondere agli impulsi tutto coordinato alla perfezione con gli occhi che... in modo perfetto la principale fonte di luce è cancerogena e il 70% della superficie è acqua salata che è geniale questo Dio Distinguono oltre 7 milioni di colori e gestiscono contemporaneamente un milione e mezzo di messaggi esterni a te. Ma pensa un po' che ma il capilo cattura ogni secondo migliaia di. Sì, ma non percepiamo le frequenze, gli ultrasuoni come i delfini o i pipistrelli, quindi siamo inferiori. Ma le informazioni come la temperatura, la pressione, i suoni o i colori. E nello stesso tempo elabora pensieri, parole ed emozioni. Il mondo è complicato, quindi Dio, quindi Dio. Buonasera Iza! Dovevi badare alle tue pecorelle. Registrando simultaneamente tutte le funzioni del tuo corpo, come il ritmo del respiro, il movimento delle palpebre o la fame. Sei sorpreso? Beh, e non ti ho parlato del DNA, degli organi, del sistema solare come tutto quindi questo Dio, può essere Dio. ma il fatto che io, che io abbia fame cioè Dio com come, come cazzo l'ha creato questo mondo per nutrirmi devo mangiare un altro essere vivente no, non poteva farci in modo che non avessimo bisogno di bere di mangiare di... frutto del caso o di una pura evoluzione senza... argomento della complessità ignora la teoria dell'evoluzione senza un'intelligenza creatrice forse fino ad oggi non ti sei mai posto il problema di Dio o forse hai scelto di credere in Dio, ma no, con no, la questione condizione... ce lo siamo opposto il problema di Dio, come no? Bella Infinity Bot. E Dio è distante da te, cioè vive in un altro mondo e non si interessa alla tua vita. Sono diverse le ragioni che ti hanno potuto portare a compiere questa scelta: il male nel mondo, il cattivo esempio dei credenti, le ideologie contrarie alla fede, l'indifferenza o semplicemente ti sei nascosto da Dio per paura di rispondere alla sua chiamata. Se hai smesso di credere in lui... Ci siamo nascosti da Dio. Basta un cespuglio. Biblicamente basta un cespuglio e Dio non ti vede. Ma pensa un po', classica frase che si può trovare in tutte le pubblicazioni scientifiche. Io mi domando se quando fanno queste teorie iperbigotte si sentono di avere una cosa... Uh, altamente intelligente da servirmi... Mi vernicia a casa Sì, sì, secondo me si sentono degli illuminati eh? Dio è un problema No, eh, me ne frego, finito il problema È il fan club è il suo problema eh, Tutto va bene Anche l'idea di Dio L'unica cosa che non si può digerire sono i preti Sono troppo falsi e indigesti No, Dio non vive in un altro mondo Proprio non esiste Sappi che lui non ha mai smesso di credere in te, Dio... no? Perché vedi, Adio, Dio non ha mai è colpa tua. Dio non ha mai smesso di credere Dio in te. Dio ti cerca, Dio ti vuole donare la felicità e la vita. Dio eterna. ti vuole donare la felicità e la vita eterna. Cioè, ma sei un ingrato eterna, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Tu sei stato creato da Dio per vivere in comunione con Lui, scriveva Sant'Agostino. Ma ah, sa... quindi, io sono uno strumento del piacere di Dio. Cioè, siamo, siamo i dildo di Dio, praticamente. Come funziona? Siamo una figa di gomma di Dio. Siamo degli strumenti atti per, 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 per adorarlo, per pregarlo. Sarò F unito a te. Siamo i sex toy di Dio. Stesso, okay. Non esisterà per me dolore e pena. Sarà vera vita la mia. Tutta la Dildo di, di Dio. <ride> ok, queste erano le tre prove. Io sinceramente non l'ho capito e non l'ho trovato, forse perché mi sono nascosto per non cogliere le tre prove dell'esistenza di Dio, è probabile. Scusa, dice che gli atei vanno per sentito dire, eh? Tut tutte queste cose le hai, le hai autoconcepite dal nulla, sì, sì. ma sono delle prove, ragazzi. Io spero almeno non lo so, sì, a te. È difficile accettare per loro che nulla funzioni in modo perfetto, quando glielo fa notare diventa colpa ad Adamo che non è mai esistito. Devi aprire il tuo cuore che si sanno tutto perché non sanno niente eh? purtroppo è vero purtroppo è vero e quindi esatto torniamo al fatto ma eh, ragazzi eh, questo mondo non è perfetto c'è un problema in questo mondo c'è il male nel mondo e perché e quindi arriviamo al tema della puntata ehm, noi siamo una vagina di gomma per dire pensate non regalate uno a zio Poppy, perché pensavo fosse sconveniente ma infatti non ha utilizzato solo l'argomento della, della complessità, dove questi tre argomenti? Chi crede non si nasconde anche lui dietro rassicuranti verità? Eh già, eh già. E quindi diciamo perché c'è perché il male nel mondo e arriviamo a del perché c'è ma, il male nel mondo, ovvero Adamo ed Eva. E adesso ce lo facciamo spiegare prima eh, in maniera semplice. Prima lo vediamo in maniera, in maniera semplice e cerchiamo di comprendere, ok? Vedia vediamo che cosa è successo e del perché viviamo in un mondo di merda. Ciao bambini, sono Catti della Chiesa Parola Viva in Colombia. Oggi vi racconto un'altra storia della Bibbia. Troppo basso? Decennale. Perché mi sa che non posso alzare di più. Padre, hai presente tutta la complessità delle due funzioni omeostatiche e fisiologiche? Sì, sono molto complesse. E quindi Dio? Se cago è eh Dio un po' basso il volume allora vediamo se riusciamo ad alzarlo da qui Allì. Dio Purtroppo... in un luogo speciale della terra sì. ha deciso di fare un bellissimo giardino e lo chiamò il giardino di Eden in questo giardino ha messo tutti gli alberi tutti gli animali eh, che brutto Dio che cazzo è è il batuffolo dell'ombelico Dio che cos'è dopodiché ha fatto anche un uomo e lo chiamò Adamo. Mm -hmm. Dio disse ad Adamo, devi dare il nome degli... a tutti gli animali che ci sono. Cos'è una stavi puntata di Pent Your Life in versione ancora più grigia Così Adamo all'elefante lo chiamò elefante, alla cocina. <ride> no, sperma no, volata. Alle galline le chiamò galline. Eh lo so più alto e di così, non posso alzarlo. Di Dio vede che Adamo è solo e ha deciso di farle una compagna. La chiamò Eva notare Eva. Notare i fianchi disegnati di Eva come... fianchi larghi perché è creatrice, okay? così Adamo non è più solo in giardino, non si sente nulla proprio basso, basso basso, ragazzi. Allora se è troppo basso, eh, passiamo a quest'altro. Sempre, sempre una spiegazione facile eh, qual era ecco qua. Eccolo qua. Questo è un po' più alto, credo. Questo si sente meglio, è anche un po' più dinamico. Nel giardino che si chiama Eden, assieme alla donna, all'uomo e agli animali, abitano anche tutti i colori. C'è una cristoipnosi. I profumi del mondo abitano anche tutti i colori e tutti i profumi del mondo e gli animali sono molto diversi tra di loro, ma si chiamano tutti soltanto Animali. E il <ride> Signore chiede all'uomo di inventare un bel nome per ognuno di loro: per vabbè, vabbè che è per bambini, però cazzo, cioè, perché l'uomo è più grande di ogni animale e così. L'uomo decide che la pecora si chiamerà proprio pecora e l'ippopotamo e... avrà questo strano nome ed il re degli animali si chiamerà per sempre leone. Ecco l'animale strano che assomiglia ad un serpente ed ha una gran bocca per parlare. E parla con la donna e le sorride e la donna gli sorride e lo sta ad ascoltare. C'è questo frutto molto molto buono da assaggiare, ma non si può. Lo... No, che tette, erano dei pettorali, magari erano dette quelle. Mm. Non si può, perché no? La donna chiama l'uomo e l'uomo la sta ad ascoltare. L'animale è soddisfatto mentre li guarda mangiare, mangiare l'unico frutto che non dovevano toccare perché così aveva detto il Signore. Tutti gli animali hanno sentito qualche cosa, anche l'uomo e la donna sentono. È il Signore che li viene a cercare e l'uomo e la donna hanno voglia di fuggire. Grazie del follow, squinting. Non si può, abbiamo pure delle missioni nella letteratura. Ok, è chiaro, no? Quello che è successo <ride> col peccato originale perché in realtà eh, ci dicono anche essere una metafora. Che in realtà, da uomo vero, posso dire che lei è proprio un bel uomo, grazie. Insomma. Però ecco la domanda è, Adamo ed Eva hanno commesso questo peccato originale e quindi noi che cosa c'entriamo? E soprattutto se Gesù è rinato e ha sconfitto il peccato, perché nasciamo con il peccato originale? Per esempio a non uccidere è un comandamento che forse sì. non riguarda i bambini o no? Perché ha fatto? Tutti i comandamenti riguardano i bambini, certamente queste difficoltà li ho vissute. È una metafora, ma solo quando si parla di evoluzione, se chiedi ai padri dominicani al Catechismo della Chiesa Cattolica è letterale, esatto. Ma Gesù a cosa ha servito E il battesimo? E infatti. Il vero peccato è il denaro, ragazzi. I soldi sono stati la rovina della società e eh, dei sani principi umani che non sono mai esistiti. I sani principi umani ci uccidevamo a, a vicenda molto prima della religione. Pensi quando eh, mi sono messo lì a dire: Ma come io parlerò di non commettere adulterio mm. a un bambino di 11 anni? E ho cercato di pensare quale è stata l'esperienza del rapporto con i miei genitori, i loro litigi, il loro riappacificarsi, il loro amarsi e così ho pensato anche per i genitori di Tullio. O non uccidere, per esempio, ecco, Tullio è un amante del pallone, della storia gioca, di questo calcio, prete, riguardo il male. Va come va in canoa sul lago, nello stesso tempo... Eh, ha degli amici e dei nemici, dei piccoli amici e piccoli nemici nel calcio. Un giorno, insomma, non resiste più durante una partita, è molto infastidito da un amico avversario che cerca sempre di placcarlo e di impedirgli di andare a gol e allora invece del solito tacchetto che va sulle caviglie dell'altro quasi quasi rischia di spaccarlo sì, nel video in sottofondo c'è Papa Francesco che ruba gamba, un bambino poi corre con lui in ospedale per vedere se quello che è successo è veramente grave c'è anche un istinto del male dentro il bambino non dobbiamo dimenticarlo come dice il Papa sono andato a rileggermi tutta mm. questa sua udienza eh, anche i bambini hanno il peccato originale, quindi la loro purezza è vero è qualcosa che deriva forse da una particolare vicinanza con Dio, ma non dobbiamo fare del loro tempo un tempo angelicato, impossibile a vedersi e a viversi. Cita Sant'Agostino dice che non sono buoni i bambini, solo che ecco, non hanno questa doppiezza che abbiamo a noi. Esatto, no? esatto. Pensate, che Dio di merda. Pensate, che Dio di merda. Che per colpa di due due persone che aveva creato lui, tutti nasciamo con il peccato. Anche i bambini. Nessuno pensa ai bambini. Nemmeno Dio pensa ai bambini. Bambini puri e buoni. Ma se sono delle carogne. Sì, per questo, questo è vero. Ma poveri ospiti che non possono neanche intervenire sulle cagate del prete. Grazie del follo, tizio focus ma credo che tutti gli ospiti la pensino un po come l'ospite perché sì effettivamente allora questo l'abbiamo visto abbiamo questa qui sappiamo tutti un po queste storie di Adamo e Eva sì chi sono stati nel giardino tutti felici e contenti poi che cosa succede allora questa è a parte vabbè che è straniera quindi parla in questo modo strano ma la domanda interessante è perché Nasciamo con il peccato originale? cioè Questa è la vera domanda. La risposta è ancora più interessante. Adesso poi hanno mangiato la frutto con le tentazioni del diavolo, hanno disobbedito a Dio. Poi per questo sono stati cacciati fuori. Però poi ci facciamo la domanda, ma che centro io con loro? Ma infatti lei gesticola perché sta parlando in italiano per farsi comprendere meglio. Per questo dobbiamo pensare un po' alla solidarietà tra razza umana umano, dalla umanità. Lei gesticola un po' a cazzo comunque, i gesti non hanno alcun senso. Che cosa succede quando tu torni a casa e c'è la sorella che ha avuto una giornataccia, ok? Cerchiamo di comprendere la spiegazione. Questo succede quando tu torni a casa, del perché nasciamo il peccato originale, ok? Quindi quando tu torni a casa e tua sorella ha avuto una giornataccia. Cosa fa? Ah, si lamenta Ah, non è contenta. E che cosa succede? Tutti gli altri nella famiglia non sono più contenti anche se loro dicono semplicemente di andare in camera loro e di far finta di non sentire tutto. Quindi il suo clima, il suo humor, poi è cambiato tutto quanto, come sull'autobus, quando io sto lì è stra... Come sull'autobus, ok? Ci stiamo, <ride> stiamo fino a qui. È pieno, c'è cioè il signor che mi sta accanto, il momento in cui lui mi cade addosso, io cado addosso a tutti gli altri. E cos'è solidarietà? è stare insieme? Ma non è, sol non è, non è solidarietà quella, scusi, eh, ma, ma è un'altra cosa la solidarietà. Cioè, se ti cade uno addosso sull'altro, non è che per solidarietà cadi addosso a quegli altri. Ma che cazzo sta dicendo? Ah, quindi noi abbiamo il peccato originale preso da Adam e Deva per solidarietà. Eh, ma grazie, oh, mazza. Dell'umanità c'è una fatto, cosa bella quindi il peccato di uno ha mm. avuto le conseguenze su tutti gli altri quando Dio ha creato Adamo l'ha creato con una santità e una giustizia originale il momento delle disobbedienze in cui lui dice io voglio diventare come Dio senza di Dio questa santità e questa giustizia è venuta a mancare quindi io non sono nata con qualche macchia sulla mia anima ma io sono nata con una mancanza penso alla persona così la persona è così perché non ha la giustizia. Allora, vediamo fino a questo punto dove se Dio ne crea due, la colpa di chi è? Eh, cioè, sto diventando satanista. No, accade perché non, non ti sei tenuto bene. Sembra Don Bambeo che fa la morale. Ah, quindi, se uno ammazza un altro, tutti in galera. Per solidarietà, però scusate, questo è, ne fa abbastanza. Ma perché sussurra? Si, sì, infatti, ci ha capito. Ma perché parla in ASMR? Minchia, che cazzo di storia per bambini, ok? Non ho queste santità. Ok, noi siamo un bicchiere. Però con la grazia santificante del battesimo, che cosa succede? Che lui diventa tutto pieno. Ma come può succedere così? Ma che, ma che cazzo di... Che esempio è? Ma che spiegazione? Ma che senso ha? Riempite un bicchiere d'acqua? Che cosa... Ma che mi rappresenta? Se siamo tutti non è ovvio, questa non questa è una cosa, cosa ovvia, ma che è? Con questa mancanza di grazia santificante, che Ma perché? È successo? È la notizia di Gesù che è venuto con la sua obbedienza, al contrario della disobbedienza, è stato capace Mie, con questa solidarietà dell'umanità a farci pieni di nuovo, pieni della santità e pieni della giustizia. Quindi sì, nasciamo tutti con questo peccato originale, con questa storia. <ride> cioè, hai fatto un giro del cazzo, non sei capito niente alla fine. Quindi sì, nasciamo con il peccato originale. Vabbè. Grazie a santificanti, gocce, tre dosi al giorno. <ride> santificato santificato. Visto di anima che manca, però la verità è che posso essere preenchiti dell'obbedienza e dell'amore. Ok, chiaro, no? Cioè, a me mi sembra, sembra chiaro, io sono soddisfatto, adesso ho tutte le risposte per comprendere. Cioè, supercazzola, dei 2 minuti e 20 a 9 secondi da fine, e eh, quindi sì, quindi lasciamo ultimo il peccato di originale, per solidarietà, per solidarietà. Cioè, perché poraccia, da me anche solo loro, ma è giusto che ce la accogliamo un po' tutti quanti. Ok, quindi sembra... Ok, fermi. Fino... Facciamo un, un, sunto, un punto. Ho capito. Eh, peccato ne... nel senso di pecca, mancanza di qualcosa. Il battesimo rivistina la completezza. Ok, ok. Questo, Questo ha senso. Eh, buonasera, sono arrivato ora. Cosa mi sono perso? Un sacco di cazzate. Nicco, come al solito, soprattutto chi è questa? Io ho una teoria. Padre. Quando legge un messaggio, legge prima, la pa... legge prima la prima parte senza leggere la seconda. E ci può essere. Sotto una. Eppure sembra normale, cioè non si sono dati disturbi cognitivi. Si tiene bene a vestite normale a casa normale, <ride> ma convinta pure se non l'ho sentita proprio. Ok. Quindi dicevamo abbiamo il peccato originale per eredità. Ok, l'abbiamo ereditato dalla colpa eh, del primo uomo e della prima donna. C'è un problema però. C'è un problema perché dove dove l'abbiamo la no ecco il problema è questo ragazzi il problema è questo del tutto singolare privilegio che adesso vedremo che ha avuto Maria Santissima sola in previsione sente di merda vero disse Papa Beato che non ho cioè quando l'accanto non si è legato non è L'Immacolata Concezione Della sua vocazione anche questa unica Ad essere la madre E' bello questo perché fa dei video così Del verbo fatto caro Il fagiato che abbiamo ascoltato Con attenzione L'Immacolata Concezione Perché Maria È nata senza il peccato originale Quindi Dio Può far nascere le persone Senza peccato originale eh, Non è L'ha fatto con Immacolata Maria concessore. Questo è il concepimento di Gesù. e Questo Vangelo, diciamo, la sua festa propria il 25 di maggio. Allora la mancanza è ripianata da Gesù. Che è la festa dell'annunciazione, appunto questo Vangelo, Senti di merda, cioè dicevo. quando Marcangelo si è legato, legato a Maria, dice: Guarda, concepirà un figlio, la Madonna dà il consenso e concepisce. Nove mesi dopo nasce Gesù, cioè il 25 dicembre, Gabriele, andava a dirgli: tu sei stata scelta per essere la madre del figlio di Dio. La Madonna ha detto: Se io sono stata scelta, sicuramente peccati in me non ce ne sono. Ha, ha, pensato, ha pensato, sicuramente, questo. La Madonna quando è arrivato l'arcangelo e gli ha detto: Tu sei stata scelta. Allora, la prima cosa che ha fatto è stata proprio: Se mi hanno scelto, allora sono senza peccato originale. È bella questa cosa perché, anche perché a quell'epoca il peccato originale ancora non ne, aveva, non ne aveva parlato nessuno. Quindi, proprio la, sì, la coscienza il divina di Maria di Dio è misericordioso con i peccatori, questo è il primo messaggio di questa festa, ma lui con il peccato non ci vuole avere niente a che fare, lo diciamo anche noi, no? si condanna il peccato senza nessun appello, la misericordia verso i peccatori, ma Gesù, il, fe, il verbo fatto carne, volle un seno senza macchina e come vedremo l'immacolata concezione è un miracolo corto accorto era impossibile? Allora... Come era impossibile? Ma che vuol dire era impossi cioè, impossibile? Cioè una cosa che non, non si può provare, che non esiste, che non c'è. Eh ma è impossibile nascere senza il peccato originale. Ora sei nato senza il peccato originale. Miracolo. Vabbè. Almeno i capezzoli se li sarà fatti ciucciare da Gesù. Eh, non lo sappiamo perché si dice che Gesù in realtà è nato dall'ascella o dall'orecchio di Maria. C'è anche un quadro che mostra questa nascita miracolosa. Così, così, debotto senza senso. alla Boris. Mi è stato detto che anche Maria è nata da una madre vergine senza peccato, insomma, tipo matriosca. Maria non era solidale. Un Dio onnipotente e onnisciente, questa cosa della sofferenza per gli innocenti, causata dal fatto che avrebbe fatto in modo eh, che ci fosse una discendenza da due progenitori e un'eredità del peccato qualora lo avesse praticato, non l'ha vista, vista proprio arrivare. Ma nessuno ricorda che è soltanto grazie alla Dame ed Eva che oggi possiamo indossare la biancheria intima. È vero. Andavamo in giro tutti inutili. Eh, Torno su questa testa. La prima lettera si presenta l'episola del peccato originale. Oggi. E le sue arrivarsi siamo in te tanto ragazzi vedo che siamo quasi 93 porca puttana grazie mille ragazzi siamo, siamo tantissimi siamo arrivati quasi, quasi 100 ragazzi wow grazie l'ho detto, <ride> detto tipo in maniera scon scontrosa grazie oh, mazza <ride> grazie grazie davvero è così è così suona meglio comunque Peccato, sarebbe figo se fossimo tutti nudi. Beh, ma d'inverno fa un po' freddino, quindi... Mm, mm, mm. Ok, quindi abbiamo due versioni. Eh, dicevamo... Questo chi è? Ah, anche questo è interessante da vedere. Ok, quindi prima di passare all'altra versione, torniamo alla versione... Ehm, questa, questa è quella con i filmati. La domanda di oggi è, che cos'è il peccato originale? Allora, prima di capire e di chiederci che cos'è il peccato originale che non è un peccato particolare cioè non facciamo. Questo, questo è interessante intanto vediamo in chat quasi 100 è un miracolo qui hanno la sigla qui hanno la sigla figa no vabbè penso, beh, non penso sia un oggettatore penso sia semplicemente un non vedente a 100 il live sblocchi la skin <ride> porco dio dorata è stato bello siamo quasi 90 chi è, il, me, chi è il, me, eh, il mezzuomo perché il mezzuomo Top. Dopo, puoi anche fare il raid a Dufer, che è in diretta da ieri mattina. È vero, sta fa, a fare la maratona. Ne sono pure un po'. Ah, io pensavo, ragazzi, ehm, di fare qualche volta. In realtà, non, si, non credo si possano fare le live eh, solo, per gli, solo per i sub su Twitch. Perché sarebbe interessante fare le live mentre monto il video infatti io dopo devo montare il video di lib non lo farò in live però qualche volta sarebbe interessante farvi vedere tutto il processo di creazione dei miei video se con la torre di Babere volevano arrivare in cielo perché non costruirla su una montagna più alta ma soprattutto adesso arriviamo in cielo con i, con i razzi ma dio sembra non interessarsi più a questa nostra Ascensione. i peccati abituali facciamo un peccato originale, cioè uno proprio uno strano. nuovo. Insomma, bisogna via. capire che cos'è uh, la condizione originaria dell'uomo secondo il progetto di Dio. Allora, Dio non crea l'uomo come un animale, semplicemente come un animale razionale, sì. come diceva Aristotele, okay, quindi... ma già crea l'uomo con una speciale partecipazione alla sua vita divina in santità e giustizia, cioè con una. Grazia originaria. Perché la partecipazione alla vita divina è la grazia. Sì. Mm. Dunque, eh, una grazia che esclude la sofferenza, una grazia che esclude la morte, una grazia che esclude. Se lo stesso lo, se successo creativo dei miei video è un vero casino. Esclude ogni disarmonia. Ah, te, ah se quando c'hai la partnership si puoi fare le, le sub solo per sì, le sub le live solo per gli iscritti. Avendo per almeno un mese, con almeno 75 spettatori. Sì, è vero, è vero, eh, ma siamo ancora lontani dalla parte unscita. è stato pensato da Dio originalmente come un essere perfettamente felice perché partecipante della vita divina sì. e questa grazia originaria viene data ai progenitori e fin qui, va E fin qui, e oh. fin qui c'è dopo... posta, c'è posta, gliela, gliela diamo per buona fino a che però cioè. si introduce il male, sì. no. il male è sempre. Eh... Frutto di una scelta libera di una creatura, sì. non è mai frutto di una determinazione di Dio, perché altrimenti Dio sarebbe di perfetto mm. volendo il male. Allora, qual è la prima che Lui non è convinto che liberamente sceglie altro da Dio, eh, Eva. No. No, il diavolo! Ah. No, il diavolo, infatti, del ah, Catechismo, il catechismo dice che ehm, Satana e gli altri demoni si sono trasformati in malvagi perché con libera sono degli angeli. Sì. Eh, che si sono... Ma dove sta scrivendo la Bibbia? Questa roba non c'è. Ma da dove la trovano? Sono trasformati in malvagi perché con libera e irrevocabile scelta. Quindi, gli, uh, i demoni non si possono convertire. Hanno sì. già fatto la loro scelta a causa della loro struttura. Sono degli angeli. Hm? Hanno rifiutati... Ma che cazzo, sto guardando! La Lascia perdere stato Dio e il suo regno. Sì. irrevocabile, non esiste una conversione cioè non, fine, non, può... non esiste una conversione del demonio semplicemente perché essendo pure spiriti non hanno una dimensione temporale, quindi non si può pregare perché Satana finalmente è la pianti è un'eresia mm. è un'eresia un cioè, cioè, però ecco è un pezzo della loro interessante questa, il fatto che il demonio che gli angeli caduti non si possono convertire e tornare buoni ma perché no? Se prima erano buoni, perché non ci possono? Perché sono puro spirito e quindi non. Non lo so. Voi l'avete capita? Ma se inventiamo tanto una cazzata più, una cazzata meno? Eh, cioè, quello mi sembra il senso. E siamo alla solita so storia. Il seme dell'aereo originale. Ma il tizio con gli occhiali è vivo, eh, sì. Sembra un diavolo tra me e un crush eh, che non mi si fila di pezza. Io scrivo i monologo in chat e quello stronzo risponde a monosibile. Ah, sì. Mmm. Mm. Ma perché nessuno gli dice che racconta cazzate? Eh, non la prendi dalla Bibbia? Queste pensano che siano le sue legrubazioni mentali fatte da loro. Sì, ma penso sia tutta teologia, roba inventata. Perfetto, e siamo a posto. Co così facendo... Perfetto, siamo a posto. Ma non gli interessa questo. irrevocabilmente al male e quindi poi istigano uh, i progenitori della nostra stirpe a peccare. Eh. Allora, se abbiamo detto che i progenitori della nostra stirpe... Avevano una grazia divina originaria, che quindi erano destinati ad avere loro. In termini di esclusione della morte, di esclusione del dolore, eccetera, eccetera. Certo. E di unione alla vita divina, soprattutto. Erano destinati ad avere loro e a trasmettere insieme a loro. Ok ricordiamoci questo lui. punto perché poi ce l'andiamo a leggere il passo. Loro erano destinati affinché. Ehm... Perché non avessero peccato, appunto erano destinati alla grazia, ok? Quindi non, non c'era dolore, non c'era morte. Devono. Sì, mm. ma peccano, cioè eh, vogliono diventare come Dio senza Dio, e perdono per sé e per tutti i loro discendenti la grazia originale perché? la santità perché per tutti i di loro azienda. discendenti? Perché per secondo... tutti i discendenti? Secondo lei potrà mai succedere di assistere ad un Papa di colore per il fatto dell'unicità dell'Avvento potrebbe portare i fedeli all'opinione collettiva a voler maggiormente fomentare tale Avvento, premendo perché la Chiesa, in molti campi come i Madri Boni c'era, questo non accadrà mai o non ancora. Ma... Ehm, il Papa nero non, eh, penso che non, eh, non ce lo mettono per, per colpa delle profezie, perché molti direbbero: Ah, la profezia si avverata, dall'Apocalisse e quindi se, se lo terranno come atto finale della loro fantomima. Potrebbe. Quindi c'è un culo che parla e uno stronzo che gioca a ping pong. Sì, è un cristallo che si usa un cannone mm -hmm, fin qui, ma il cannone è di qualità peggiore. Sì. <ride> Però mi fa un po' senso, cioè voglio dire, è colpa loro. Adesso cosa c'entriamo noi? Cioè? Colpa loro, però l'umanità che loro trasmettono a noi è un'umanità un, un ferita. Perché non possono trasmettere ciò che non hanno più. Cioè, se, se facevano figli prima ci andava bene. So. Esatto, cioè, ma... cioè... cioè quindi è sfiga, ok? Se facevano figli prima ci andava bene, esatto. Quindi è sfiga. Quindi abbiamo il peccato originale esclusivamente per. Per sfiga, ci ha detto male. Siccome okay. hanno peccato in un momento Questa in cui la motivazione teologica loro non, è stata, non era stata ancora trasmessa, no? allora evidentemente ehm, ciò accade perché, ehm, perché la loro umanità viene trasmessa, ma in modo, non possono dare ciò che non hanno. Ah, certo, no? Vabbè, certo. Non possono dare ciò che Mi non sembra hanno. Sembra ovvio. No? Eh, quando, eh, se, se, se tu hai dei figli, eh, dai ciò che hai, il patrimonio, il io, patrimonio beh, certo. che hai. Non puoi dare il patrimonio del, del di, certo. di, di, di che so io, di Rockefeller o di un personaggio di questo genere. Comunque un po' avere è possibile, no? Allora, il fatto che tu non abbia il personaggio di Rockefeller, non, il patrimonio di Rockefeller non è eh, di per sé un male, no? Ma il fatto che i progenitori abbiano trasmesso la loro umanità con, cioè, mancante di ciò cui hanno volontariamente rinunciato, volgendosi al male, è Esatto, male, esatto. Cioè, di cui però noi non siamo colpevoli. Quindi è per trasmissione. È per... è per trasmissione, infatti. È un tratto dice, genetico è il, il peccato e di non te. commesso e arriva a noi non per imitazione ma per propagazione, cioè non è un cattivo esempio che noi seguiamo, ma sì. è il fatto che noi abbiamo un'umanità ferita. Un'umanità ferita che provoca co come conseguenza eh, la ferita nelle forze na naturali, eh, l'ignoranza, la sofferenza, la morte e l'inclinazione al peccato. Sì. che Si chiama concupiscenza. La concupiscenza. Beh, bello no? Se tutto natura, sa tutto perché non sa niente, natura, esatto. esatto. Ma che poi. Sai. Che poi Dio in realtà ha anche fatto il diluvio universale, quindi ha sterminato tutta diciamo, eh, quella parte di umanità corrotta. Ne ha tenuti vivi gli unici giusti, gli unici santi. Quindi, magari il peccato originale poteva sanificare quei, quei quattro stronzi che ha tenuto in vita. Li sanificava e noi non ci avevamo il peccato originale a quest'ora. E invece no. E invece no. Eh, tu sei una merda perché tuo nonno ha fatto una brutta cosa. Bella morale del cazzo. esatto, eh, Esatto, è così. Esatto. ma non eh, per, perché tu pre fai il, eh, prendi come esempio tuo nonno eh, ma per propagazione perché, perché la puzza effettivamente si propaga e quindi se tuo nonno era una merda puzzi anche tu questa è la morale cattolica le colpe dei padri ricadono, ricadono sui figli era un concetto già degli antichi greci ma il tipo con gli occhiali diceva solo sì sì, sì. Mm. ok, d'altronde nel DNA, vedi, ci sta il peccato originale. Ah, per questo non ne ha parlato quello del video precedente. Allora, però c'è anche ehm, un'altra un'altra visione, ok? Un'altra visione che è quella, appunto, dell'eziologia metastorica. Eh? Ce lo spiega il padre di Tutubi, il... Pazzo, uh, sì, pazzo per Gesù. Pazzo, sì, pazzo per Gesù. Lui è anche pazzo per Gesù e ci spiega la, la versione del peccato originale un po' così Buongiorno, buongiorno. allora, eh, piccola premessa prima di cominciare a me fa piacere che arrivino molti commenti dei quali alcuni... Così anche un po' c'è chi, oh, sì. okay. chi dice ni. Comunque storico-scientifico non appartengono al c'è chi di dice ni. Una domanda molto importante. Ma secondo voi Adamo ed Eva sono realmente esistiti? C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice ni. Cominciamo a chiedere. C'è chi dice, dice ni è sbarbarda comunque. Una... <ride> che proprio un'espressione sua tipica. I conti di Adamo ed Eva non appartengono al genere storico-scientifico. Se volessimo interpretare e spiegare questi racconti di Adamo ed Eva col genere storico scientifico andremo incontro ad abbagli clamorosi e faremo dire a questo testo moralmente illuminante ciò che il testo... Cioè, chi dice cosa cazzo stai dicendo? Questo non vuole affatto cioè, dire. Ad Ameteo appartengono dei al dei genere giorni. al linguaggio chiamato linguaggio mitico simbolico, che vuole chiaramente insegnare qualcosa che ha a che fare con la morale. Ok, non... quindi è un, è un linguaggio metaforico che vuole insegnarci qualcosa vuole moralmente illuminante questo percorso. Capiamo veramente questo testo. Detto questo cominciamo. Prima cosa importante, i nomi. Adamo ed Eva, molti pensano siano dei nomi propri di persona, sbagliatissimo. Adam che ha l'articolo davanti, mi... a Adam, significa tra tutto Ebraico, God. uomo, terra, umanità, sostantivo, non è il signor Adamo uno solo, rappresenta l'umanità. Il nome Eva, anche questo nome tradotto vuol dire madre dei viventi. Ancora meglio, in ebraico sarebbe come dire Ish, uomo, Isha, uoma. Pensate, ma non una, una coppia singola che magicamente Dio mette in quel giardino meraviglioso e siccome erano gli unici due a esistere si fidanzarono per forza insieme ovvio sto scherzando ma ci vuole un po' di, di sana ironia Adamo. quella era sana ironia ragazzi eh? quella era sana ironia tra l'altro il fatto che Adamo inizialmente era solo Dio vide che era solo e creò la donna cioè quindi o, è dopo, la dopo. madre dei viventi. Quindi l'autore biblico. Questo testo Perché biblico non vuole dire cosa. che storicamente, scientificamente, le cose andarono così. Questo racconto <ride> è un racconto teologico sulla storia, è meta Non è storico in senso stretto, Eziologia noi prenderemo degli abbagli clamorosi. E tutto sembrerebbe una, una favoletta innocua, neanche tanto, tanto interessante. A un certo punto di questo racconto, ad Amadea vengono messi questo giardino, famoso Eden, compare una presenza particolare, un po' inquietante, il serpente. Ah, però, prima, scusate: Adamo ed Eva vengono messi in questo giardino meraviglioso e hanno la totale libertà di movimento, totale libero arbitrio. A patto che non mangino, come dice Dio, il frutto dell'albero del bene e del male. Cominciano la loro permanenza in questo luogo meraviglioso, e non parliamo di un luogo storicamente situato, è importante capirlo. Eh? Compare il, il serpente, il quale serpente comincia a discorrere con Eva. Ma da quando in qua i serpenti parlano? Oh, che sciocchezza, questo racconto biblico! La scienza ci racconta altre cose! Sì, esatto, abbiamo esatto, che un serpente abbia parlato con Eva, è chiaro che tutto diventa molto imbarazzante, ovvio. Intanto che cosa dice il serpente ad Eva? Ovvio, quindi, diciamo che è una metafora. Fa capire che quella proibizione di Dio è una proibizione da non seguire. Non vi preoccupate, mangiate pure quel frutto della conoscenza del bene e del male. Non vi accadrà niente, anzi, tutt'altro, diventerete come Dio. Eva si fa tentare, si fa convincere, convince Adamo, mangia quel famoso frutto. E vengono allontanati dal paradiso terrestre, chiamiamolo così. E comincia la loro vita fatta di gioia e sofferenze. Il serpente. Allora, attenzione. Che... Il frutto dell'albero del bene e del mare è il libero arbitrio, ma non era Dio a volere l'uomo a sua immagine. Eh, no, non hanno il totale libero arbitrio. Come fai ad avere libero arbitrio se non conosci eh, la natura complessa delle cose, se non conosci il male, Quello era l'albero della conoscenza, esatto: del bene e del male, non l'avevano mangiato, quindi non conoscevano il bene e il male, e non potevano sapere che cos'era il peccato. Cioè, Dio fa i trabocchetti. Che significa il serpente in questo racconto? E perché il serpente? Il serpente era una divinità cananea. Quando gli ebrei arrivarono in Palestina, anticamente Terra di Cana, chiaramente c'erano i i Cananei, e dopo delle, delle lotte anche sanguinose, riuscirono a conquistare la terra, la loro terra promessa, e poi diventerà, acquisterà questo nome, Palestina. Ma in origine c'erano i Cananei, i Cananei erano un popolo politeista, e tra le tante divinità che adoravano c'era appunto la figura de, del serpente. Sentite questa spiegazione del, di, de, del, del, della, della storia del peccato originale, perché lui è cattolico, ma va completamente in contrasto con la spiegazione che ci ha dato l'altro prete grande. Grande Andrea, grazie, grazie della sub. Grazie mille. Il serpente, come ogni animale, e in antiche letterature orientali, il serpente ha delle caratteristiche sint. Nota, gli ebrei non arrivarono nelle terre di Canaan, quella era la loro terra di origine. Che lo distinguono. Presso i cananei il serpente simboleggiava tre aspetti. L'immortalità, che il serpente cambiando continuamente pelle, mutando, dall'idea che non possa mai morire. Secondo, il serpente rappresentava in quel tempo la fertilità, perché strisciando e a contatto con la madre di santa. Sì, sì, gli israeliti erano tutti monoteisti, assolutamente, Terro, non avevano un pane. Terzo, il serpente rappresenta in quel tempo potere occulto, perché non avendo palpebre e avendo uno sguardo abbastanza così particolare, dall'idea no, della saggezza occulta, dell'esoterismo, questo è il serpente, non certamente un serpente vero che parla ad Eva, ci mancherebbe pure. Magari quindi il serpente convinceva a mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, a sua volta lei convinceva Adamo. <ride> nel capito la butto lì serpente è il cazzo ma conosce il cazzo cazzo ovunque la bibbia è più gay di me Successivo, addirittura si parla come la donna venga creata da una costola dell'uomo, anche qui. Ma che racconto è? È un racconto scientifico. Dio è un grande chirurgo che fa l'anestesia, addormenta l'uomo, prende la sua costola e forma la sua compagna di vita. Chiaramente, non è così che va interpretato questo racconto della costola. Perché la costola? Intanto, il termine costola non è esattissimo. In... Sentite, sentite com'è facile eh, rigirarsi tutto com com come si vuole. In base a... a come la vuoi leggere, okay? a come la vuoi mettere. Ebraico è selah, che raramente vuol dire costola. Molto più spesso, quasi sempre, significa fianco. Lato. E il fatto che il racconto dica che la donna viene creata dal fianco, dal lato dell'uomo. Ha in sé un grande messaggio che probabilmente vi riserverà delle, delle sorprese. Vuol dire che la donna è come l'uomo. E questo messaggio viene scritto più di 3000 anni fa. In una società patriarcale e maschilista dove le donne contavano molto meno dell'uomo. Capito che cosa vuole dire il fatto che Eva è stata creata dal fianco dell'uomo che è suo pari? Eh, pensate Dio l'ha fatto scrivere proprio in quest'epoca remota già fatto scrivere che la donna è suo pari e come, come, come se la regina come cazzo gli pare no nel racconto c'è scritto che Adamo era solo e se guardava in modo strano gli animali Dio vedendolo solo dopo che si era scopato tutte le pecore gli ha creato la donna quindi l'ha creata per fare compagnia ad Adamo, all'uomo che era solo. Quindi ha creato la sua schiava sessuale. Non, è, non è la prima, il primo, la prima coppia, l'uomo e la donna. No, Dio ha creato l'uomo e la sua schiava sessuale, la donna. Per procreare nel suo contenitore di sperma, ok. Questo è il racconto biblico, no, no, la non la donna che è come uomo. Ma rispetto all'uomo, erano chiaramente subordinate a dei livelli molto inferiori. e il testo biblico, in maniera sorprendente. Sorprendente, dire questo, ma non è vero. Non la dice: la donna ha la stessa dignità dell'uomo. Cazzari, maledetti! Gli ebrei hanno espresso benissimo questo concetto di, di uguaglianza e di pari dignità quando Fez... sì, sì, gli ebrei hanno espresso benissimo questo concetto di uguaglianza anche perché poi. Dopo, dopo il racconto biblico sappiamo che nelle... Nelle tribù estraite la donna proprio era proprio allo stesso livello. Ma in del maniera uomo. meravigliosa. E sì, sì. se è Dio proprio creare è la donna possibile. superiore all'uomo, l'avrebbe presa dal suo cervello, se voleva crearla inferiore all'uomo dai suoi piedi, mentre il fianco, il lato, diciamo la costola per capirci è la parte media del corpo, qui la perfetta uguaglianza, la Bibbia, in qualche modo, sta anticipando un messaggio sulla parità dei sessi, che per noi oggi è normale, ma anticamente non lo era affatto. ed è... Sor, rispetto, è sorprendente come riesce a dire una cazzata del genere partendo da un testo che non dice assolutamente quello Moderna, e questo. quello è sorprendente insegnate che poi purtroppo la donna dell'antica società quella, quella, quella ebraica Chiaramente viene in qualche modo eh, subordinata, perché le leggi le fanno gli uomini, ma la Bibbia <ride> questo la legine, è col... Genesi a cominciare dalle creazioni. No, questo è un teologo dice, e professore di femmina, religione. Dio creò maschio e femmina, eh? non maschio e poi femmina. Maschio e femmina, sesso libero. No, no, maschio e poi femmina, perché stava da solo, Adamo, prima. afferma in modo perentorio, in modo chiaro, netto. Perfetta uguaglianza tra uomo e donna, la loro complementarietà è chiarissimo il messaggio. Mi fermo è qui e come sempre, si sì, qui. ferma di qui perché noi adesso ce lo andiamo a leggere. Ehm, allora abbiamo, ah, non ce l'ho portata di mano. Quindi facciamo Genesi ehm, 3 o 4, non mi ricordo. 4, Vediamo un po', no, partiamo da, da 3. Allora partiamo da 3. Ancora prima, due Ok Inizia da qua, inizia da qua Ok Facciamo, facciamo un po' di, di lib live Un po' di lib live eh, Sarebbe detto le stesse cose vent'anni fa Sì, tra l'altro è talmente chiara questo concetto dell'uguaglianza dell'uomo e della donna Che le donne nella chiesa cattolica non possono dire messa Sembra un Marvel fanboy che cerca di giustificare in tutti i modi i buchi di sceneggiatura di Endgame. È vero, è vero. È la stessa cosa. Eh, più che completezza direi deviazione, la danno su Netflix la serie completa. E quando non c'è Samuele... <ride> è vero, porro Samuele. Allora, leggiamo. Genesi 2. Noi abbiamo adesso abbiamo ascoltato il racconto teologico sia eh, di chi la vede in maniera, lette, maniera storica chi metastorica. ma Andiamo a vedere che cosa dice il testo, no? Allora, ci furono oh così fu portate a compimento. Eh? Allora, passiamo direttamente alla creazione dell'uomo e della donna quando il Signore fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo ora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente poi il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita. Questo è un albero, eh? non è quell'albero. Tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Erano due questi alberi. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi il primo fiume si chiamava Pison e scorre intorno va bene non ce ne frega niente il terzo fiume ok questa è la collocazione geografica perché parla del fiume Tigri ok questa è la collocazione geografica dell'Eden quindi per la Bibbia lì stavano scrivendo come un posto fisico non metastorico il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivaste e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti, ok? Dio gli dice che se mangia da questo albero, muore. Poi il Signore Dio disse... Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fare... Quindi ha creato prima l'uomo, la donna non c'era, eh? Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni, ogni, ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo. Quindi prima gli crea gli animali, cioè la donna non ci aveva proprio pensato. Prima gli crea, vabbè questo sta solo poraccio, facciamogli dei pet da compagnia. E li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo gli tolse. aspetta, a tutte le bestie, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole. E, la, e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna che, e la condusse all'uomo. Allora gli disse: Questa volta essa è carne della mia carne. E allora l'uomo disse: Questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie osse. E eh, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Quindi gli ha fatto il clone praticamente. Intanto vediamo in chat che cosa stavate scrivendo. Padre, eh, quando leggi i versetti della Bibbia, mi arrabbi fortissimo. Facciamo telefonate sconce mentre me leggi il onomio. <ride> Quindi, storica, sto cazzo. Sì, esatto. Magari si fosse fermato, le pecore andavano benissimo. Io capisco che cerchi in qualche modo di capire come si siano originate certe cose, certi usi, costumi, abitudini, fenomeni naturali, ma. Porco Dio, almeno scrivete metafore sensate. Mi chiedo: gli animali erano maschio e femmina prima della comparsa di Eva? Non ci è dato sapere. Ci è dato sapere il fatto che Adamo dice: Oh, questa volta finalmente è carne della mia carne. Si vede che prima non è che lo soddisfassero così tanto gli, gli animali. Diciamo che. Ok. Per questo, l'uomo abbandonerà suo padre e suo padre assumerà sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora, tutti e due erano nudi: l'uomo e sua moglie, ma, e non provavano vergogna. Ok, e quindi adesso abbiamo generato Eva, perché Adamo prima era solo, si sentiva solo, e Dio gli fa il clone sessuale, la sexy doll. Andiamo, andiamo al peccato: andiamo a vedere il peccato. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. Che cazzo l'hai creato a fare il serpente? Egli disse alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino non possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto... Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Si ripete quello che ha detto Dio. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Che è esattamente quello che è successo. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Quindi prima non erano saggi, erano degli ignoranti rincoglioniti. Prese dal frutto, prese dal suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Quindi qui è la donna che mangia il frutto che compie il peccato e poi fa peccare anche l'uomo. È questo che racconta. Allora si aprirono gli occhi a tutte e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. Poi udirono il Signore che passeggiava nel giardino alla prezza del giorno. E Dio aveva, era essere, aveva i piedi che lo sentirono passeggiare. E l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e disse... Ok, si nascosero in mezzo al... Tra l'altro questa non so se è... Ah ok, questa è... dovrebbe essere di... Uh... La Bibbia di Gerusalemme, perché alcuni termini infatti sono diversi, non dice del cespuglio qui. Ok, quindi eh, si... Sino... nel giardino... Lì dirono il passo del giardino e si nascosero in mezzo agli alberi del giardino, ma il Signore Dio chiamò l'uomo e disse, dove sei? Onnipotente, onnisciente, dove sei? rispose: Ho dito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E allora il signore riprese: Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero di cui ti avevo dom domandato di non mangiare? rispose l'uomo: La donna che tu mi hai posto accanto, merda. Accanto mi ha dato albe, dall'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: Che hai fatto? rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Il serpente disse: Vi sembra normale che io parli? Cioè, la colpa è mia adesso? Eh, chi, chi mi ha creato? Allora il Signore disse al serpente, poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto, più di tutto il bestiame e di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. E qui capiamo che il serpente prima aveva delle braccia e delle gambe probabilmente. Diona, come gli indovini a Luna Park, che tu entri e ti chiedono cosa vuoi sapere, cominciamo bene, chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, quando muore va laggiù. Ok, quindi il serpente da questo momento in poi diventa un essere maledetto, non si parla di Angelica non si parla di diavolo, non si parla di... La paura del serpente che dice tu adesso striscerai, di questo probabilmente prima ce l'aveva in braccia. Io porrò in nemicizia da te la donna tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Allora la don alla donna disse, mo moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolori partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dall'albero di cui ti avevo comandato, non ne, non ne devi mangiare. Maledetto sia il suolo, per caso a tua, con dolore, ne trarrà il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Cosa che poi mi sembra che le coltivazioni dall'in poi siano andate benissimo, però vabbè. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e polvere tornerai. Non c'è vita eterna, non c'è anima, non c'è paradiso. Glielo dice Dio, polvere sei e polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora, ecco, questa, questa è importante, eh? questa è la frase finale è importante perché il Signore disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male, cioè quello che gli aveva detto il serpente. Non sono morti. Aveva ragione il serpente. Dio aveva mentito. Il serpente gli ha detto, Guarda, che se mangi da sto albero diventi come Dio per la conoscenza del bene e del male, mica mori. E Dio ripete alla fine del, del capitolo: Eccolo è diventato come noi per la conoscenza del bene e del male. Quindi. Egli non stenda più la mano e non prenda dall'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Quindi, prima in paradiso non è che vivevano per sempre, perché sarebbero vissuti per sempre solo se avessero mangiato, come dice Dio, parole sue, dall'albero della vita. E quindi ha ancora ragione il serpente, non c'è il fatto che sono morti eh, perché prima nel paradiso sarebbero vissuti per sempre e poi automaticamente sono diventati dei mortali, no no, perché Dio dice, ma adesso facciamo che non mangino pure dall'albero davide perché se no questi vivono per sempre, poi sai, due palle si riproducono e vivono tutti per sempre, poi questo paradiso diventa un macello. Il Signore Dio lo cacciò. Uh, lo scacciò dal giardino dell'Eden perché lavorasse il suolo dove era stato tratto scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino Eden che rubini a fiamma a spada de fuoco per costruire l'albero della vita ok quindi il racconto è un po' diverso da, da, come ce lo, da come ce lo portano sia metaforicamente sia di chi pensa che sia un racconto storico Infatti perché il testo ci dice che Dio è una merda come al solito che mente ai due perché li vuole tenere Privi della conoscenza, cioè quello che poi effettivamente vuole da sempre la religione, ti vuole ignorante e che abbocchi a tutto quello che ti dicono i sapienti. Dio vuole questo, Dio vuole Adamo ed Eva ignoranti e privi di conoscenza. E il serpente, che è l'unico buono della, <ride> della favola, ti dice: No, guarda che puoi mangiare da, da s'albero, che così acquisti conoscenza e diventi come Dio e non muori mica. E succede esattamente quello. Eh, raga, è scritto, è il testo, non ti devi inventare niente. Cari Cristianucci, che cazzo ha concesso il libro Arbitrio? Dio, fai girare i due criceti che avete in testa, no? Molto più interessante rispetto ad eventuale traduzione corretta: è sapere che il 70% sono cose inventate. È dimostrato da storici che i fatti che racconta la Bibbia sono assolutamente inventati e mai avvenuti. Ma mi sembra il minimo che sia inventato e mai avvenuto. Su questo siamo tutti d'accordo. È una favola, però, se, se è una favola che vuole insegnare una morale, la morale non è quella che dicono loro. La morale è meno male che c'è stato il serpente. Ti vuole in, eh, ignorante, in effetti direi che con qualcuno ci è riuscito benissimo. Esatto. Beh, però vedete che la storia che raccontano non c'entra niente con il testo: il testo racconta un'altra cosa, racconta un'altra favola con un'altra morale. Ci può stare che lavori con DNI erro? No, quello no. Tra l'altro, è una spiegazione del perché i serpenti strisciano? Strisci, esatto, anche quella era... Infatti, non mi riferivo al racconto della genere, ma anche ah, sì, sì, certo, non, assolutamente sì. Una cosa curiosa, secondo una versione dell'ognosticismo, il Dio dell'Antico Testamento è il vero cattivo della storia. Gesù e il serpente sono la stessa cosa, e almeno dalla stessa parte per, per ribina, liberare l'umanità dal gioco di Dio. Questa è la lore. Sì, c'è la lore. Ehm, L'ognosticismo vede anche una parte dell'ognosticismo, vede anche la versione di Lucifero, quella. Del, Dell'angelo caduto Ma anche come eh, stella del mattino Astro fulgente Che sono gli stessi attributi che ha anche Gesù E quindi come, come liberatore dal gioco del eh, Dio, come lo chiamano? Il Gregori eh, Gregori, Dio, questa quest entità malvagia Certo che sono cose inventate O almeno simboliche Assolutamente Ma non sono come le raccontano loro però qui abbiamo di nuovo il nostro il nostro apologeta cattolico con un video che ci dice la Bibbia dice la verità, ecco perché devi conoscerla. È il più famoso al mondo, è stata tradotta più di qualsiasi altro testo e attualmente è disponibile inoltre il Demiurgo, 600... il Demiurgo, è vero? no, no il Gregory, il Demiurgo. Tanta lingue. E pensa un po' che vanta anche il maggior numero di edizioni da quando è stata inventata la stampa. La Bibbia è parola di Dio messa per iscritto su ispirazione divina. È un elaborato meravigliosamente rivoluzionario perché è il luogo dove Dio si è rivelato all'uomo. Non è l'uomo che si è inventato un Dio come nelle religioni. No, non è l'uomo che si è inventato Dio come nelle religioni. Ma è Dio, ma è dio che ha cercato, cercato l'uomo per ecco scrivere. Il cristianesimo ah, okay. non è una religione, ma è la rivelazione, cioè l'autocomunicazione di Dio all'uomo. Gli insegnamenti. Eh? Cioè, è proprio come chiudere il cerchio, eh? Come nelle religioni. No. Ah, e Gregory, e Gregory? Ah, no, Gregory non è il nome proprio di persona. I siti biblici, oltre ad avere carattere di verità e salvezza per la vita eterna, hanno anche favorito il progresso della cultura occidentale nello sviluppo sociale, politico ed economico. Per più di duemila anni ha influenzato i costumi, la musica, la letteratura, l'arte. Ecco perché è impossibile comprendere a pieno la cultura occidentale senza conoscere la scrittura sacra. Pensiamo ai grandi capolavori artistici e letterari. Che sono diventati simbolo della nostra civiltà. La Bibbia è vera perché Proprio sta perché gli autori si sono lasciati ispirare dai racconti del. No, non è che si sono lasciati ispirare dai racconti. Diciamo che c'era un'egemonia di potere eh. e quelli eh, venivano commissionati quei lavori lì e quelli per magna... Quelli lo facevano, dipingevano. Non è che dicono Oddio, sono talmente ispirato al racconto biblico e comandavano quella. La Bibbia. D'altronde, come studiare I Promessi Sposi o la Divina Commedia senza aver mai letto la Bibbia? Potremmo fare migliaia di esempi. Bella la storia quando non sai un cazzo. Anche in quello dell'architettura. Pensa un po', non è il merito della alle no. cattedrali, alle chiese presenti in tutto il territorio europeo. Sembra che tutta gente che ha fatto cose così in preda alla passione per Dio. Oh, quanto è bello Dio, costruiamo una chiesa! Così dal nulla. I pazzi erano felicissimi del, del cristianesimo. al servizio della verità. Il libro sacro del cristianesimo, composto di 73 libri, 46 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento. La parola Bibbia è di derivazione greca e significa libri. Si può definire anche sacra scrittura o parola di Dio, perché si tratta di testi <ride> che leggono l'azione di... e la presenza di Dio nella storia i primi cinque libri Genesi, Esodo, Levi questo anche perché lì non si parla di Satana ma del serpente quindi questa interpretazione naturalistica ovvero che il racconto sia la spiegazione di certi comportamenti dei serpenti e del rapporto tra esseri umani e serpenti a senso numeri e deuteronomio formano sì, io posso il Picca. o Pikachu, per ehm. gli ebrei la Torah cioè la legge seguono i libri storici poi quelli poetici e sapienziali, e poi quelli profetici. Il Nuovo Testamento inizia con i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Prosegue con gli atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, le lettere agli ebrei, le lettere cattoliche e termina con l'Apocalisse. La composizione della Bibbia è unica al mondo, è durata circa 15 secoli e si compone di testi con diversità di lingua, stile, generi e argomenti, ma nonostante ciò forma un unico libro. Che ha Dio per autore e Gesù Cristo come oggetto. Che infatti La tra i due c'entrano assolutamente un cazzo. un unico libro, è una cozzaia di libri messi insieme senza né capo né coda. Ma. dello vabbè. Spirito Santo, tenendo anche conto dei generi letterari e dell'unità del testo, con particolare attenzione alla viva tradizione e alla fede della Chiesa. Molto spesso i cristiani non danno peso all'Antico Testamento e tendono a scartarlo. Ma questo è un grave errore perché il Primo Testamento è fondamentale per significare con diverse figure l'avvento di Cristo Redentore. Questo è vero, senza l'Antico Testamento Gesù non ha alcun senso, ma dato che l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento non hanno senso di esistere insieme, nella fede della Chiesa credo che si trasmette risposta. fedelmente gli insegnamenti di Gesù durante la vita terrena per la salvezza eterna. La parola Vangelo significa buona notizia ed è il cuore della predicazione cristiana Belli e insegna immagini. che Gesù Cristo risorgendo ha realmente sconfitto realmente, il peccato eh? e la morte. La resurrezione di Cristo non è solo questione di fede, ma è un fatto, fatto storico, storico è realmente, realmente successo! successo. Capito ragazzi? La resurrezione di Cristo non è un atto, di... è un fatto storico realmente successo. E io risponderei così, ma lo sai che è sempre stato il sogno della mia vita fare il... ero <ride> così devi rispondere a un'affermazione <ride> del genere. Il fini settimana mimistica, già. È stato il sogno della mia vita fare eric. Il... <ride> ma lo sai che è sempre stato il sogno della mia vita fare. <ride> così, aspetta, la dobbiamo, la dobbiamo rivedere così, aspetta. Peccato e la morte. La resurrezione di Cristo non è solo questione di fede, ma è un fatto storico realmente successo. Credere a Gesù Cristo è un fatto storico, un fatto storico, un fatto storico. Cristo è realmente risorto ed è vivo, e siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Bah, bah. Allora ragazzi, io avevo trovato eh, anche questo video qui. Però non so, c'ho dei dubbi perché io ho iniziato a sentire il discorso sul peccato originale e il demonio, però ti aspetti correttezza e buon senso dove c'è un buco <ride> nero ma Perché la soluzione non può essere simbolica, no? È un fatto realmente creduto. Quanti cristiani leggono la Bibbia a pochini e allora si può raccontare quello che si vuole, e tanto c'è la teologia che conta. Che video era quello di prima, eh? quello era I tre uomini in una gamba quando stanno a, ce... a pranzo, il pazzo, sì, il pazzo per Gesù, il pazzo per Gesù, lo stesso pezzo poi del, della meccanica quantistica. Voglio la filarmonia di Diana a sottolineare le loro cazzate. Allora, io ho iniziato a vedere questo, però. Cioè, boh, mi sembra finto. ne lodati Gesù e Maria. Mi fa ridere. Oh. nel Vangelo, stasera, oh. vediamo oh. questo ragazzo oh. che oh. è posseduto dal demonio. <ride> e il fatto è che questo ragazzo. Sembra stasera. uno che mi da... Probabilmente è veramente un inglese, però sembra uno che mi dà. Da... È stato posseduto oh. Sembra Stanlio. Ci sono dei padri della Chiesa che usano questa affermazione del padre come una prova della realtà del peccato originale. <ride> Sentiamo se dice qualche frase iconica da prendere per fare gli audio. Non aveva nessun colpo. Dove sono le mie sigarette? Personale. E nonostante questo era posseduto dal demonio. E quindi dobbiamo ricordare che queste il gris due cose scrive. queste due realtà nel nostro mondo cioè sembra troppo una parodia la realtà del peccato originale e le conseguenze gli effetti nel uomo e anche l'azione diabolica il santo padre benedetto XVI c'è la verpa col cappuccio scorso. sotto non lo so eh? non... Uh -huh. Non so perché poi il canale eh, Don Guido per turno. Eh, sembra. Sembra serio. No? Sembra veramente una. No, credo sia veramente un. <ride> credo che parli veramente così. Credo che parli veramente così. Ha affermato che la nostra società attuale rispecchia quella romana prima del crollo dell'impero. E dice il Papa che siamo arrivati al tramonto di una società, come nei tempi dell'impero romano. E perché ci sono... Gravi disordini sociali Il canale è questo ed economici Perché No aspetta ho linkato solo il nome Il peccato originale Non bisogna mai dimenticarlo Dice così il catechismo della chiesa cattolica Paragrafo 407 la Oh sembra ce la faccio mi sembra finto Offre uno sguardo di lucido discernimento sulla situazione dell'uomo e la prima volta che ti ascoltavo pensavo veramente che eri un prete wow del suo agire nel mondo in conseguenza del peccato dei progenitori il diavolo ha acquisito il suo certo dominio sull'uomo ha bisogno far menzione di queste cose in Parlamento, okay? far ricordare questa realtà. In Parlamento, cioè questo vuole parlare del peccato originale in Parlamento. Sì, possiamo risolvere i problemi economici. I problemi mentali dovreste risolvere. Non si può risolvere tutta questa problematica con um, i tecnici, No? bisogna risolvere con mezzi spirituali. Quindi, in conseguenza del peccato dei progenitori, il Diavolo ha acquisito un certo dominio uomo. Benché questo rimanga libero, che manteniamo sempre la nostra libera volontà, il peccato originale comporta la schiavitù sotto il dominio di colui che della morte ha il potere, cioè il Diavolo. Ignorare che l'uomo ha una natura ferita, Ormai è storia, sì. incline al male, è causa di gravi errori <ride> presidente nel della campo dell'educazione, della politica. La prossima volta che un docente d'inglese mi, mi corregge l'addizione, lo prendo a e a ginocchia e gli mostro questo video. Il sacrosanto è il diritto di parlare come Super Mario. Ah, It's me, Mario! Ma chi dice questo oggi? Nessuno. C'è una cristo ipnotico di nuovo. Ignorare mm. che l'uomo ha una natura ferita dal peccato originale, che è esposto all'azione diabolica. Diabolica. E ignorare questo è una causa di gravi errori nel campo di educazione della politica. Dell'azione sociale e dei costumi. E allora la nostra risposta alla problematica di oggi. si, va ride, Madonna, però, troppo. La Madonna. La Madonna. chi è la Madonna? <ride> L'immacolata, senza peccato originale. chi è la Madonna? Co'l'esca che, che schiaccia la testa del demonio. che mi ha mandato il barbard. La Madonna è capace di Ah, sì, questo anche è anche da Tutti vedere. Questa è problematica. Ma perché è sempre lui, no? consacrarci sì, a lei. Questi sono da. da lei, Magari lei la, pro la prossima volta ci facciamo, ci facciamo un giro un su quel canale lì che già l'avevo occhiato. Che tra l'altro disegna bene. Nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. No, questo stava proprio a messa. C'era pure la gente. Questo era vero. Questo era vero. Va bene, figlioli, siamo arrivati. Allora e mezza. Allora e mezza di live, vi ringrazio, vi ricordo che se volete vi potete abbonare anche gratuitamente al canale no, per supportare la mia opera di evangelizzazioni, se avete il Prime, il Prime di Amazon associato all'account Twitch, vi abbonate gratuitamente, togliete i soldi ad Amazon che arrivano a me, e quindi è sempre cosa buona e giusta. Vi ringrazio anche per tutte le sub che mi avete fatto, davvero... È quasi, è quasi commovente, è quasi commovente perché capisco che ci tenete, che ci tenete, questo non può che farmi piacere. Tra l'altro oggi ho registrato la nuova puntata di Lib, che chius chiusa la live, vado a montare, per poi eh, non so se ce la faccio stasera perché per montare un video ci vogliono... Due o tre orette ce le metto. Quindi al massimo, domani per l'ora di pranzo, nuova puntata di. Ci sentiamo stanotte per la lettura dell'esodo. Ma non ho detto sì, scusa. Eh. Pazzo, pazzo per padre Cari, Ok. All'inizio ha detto la frase Posseduto dal demoni che è interessante come eventuale audio. Ok, me la devo ricordare. Ma sì, ce la fai stasera. Su, su. Eh no, perché poi dopo se si fa una certa è controproducente eh, caricarla verso una certa ora Per quanto riguarda proprio l'algoritmo di Gesù Sì, di Gesù <ride> L'algoritmo di YouTube eh, non conviene pubblicare entro un certo orario Ragazzi, vi ringrazio Ah, aspettate, fermi tutti, fermi tutti Martedì live con ospite Un ospite con i contro coglioni ragazzi martedì alle 21 live ospite alla confessione di clay. e v'ho detto tutto e v'ho detto tutto ride a qualcuno ride a dufer? vediamo che ci abbiamo in live vediamo che sta facendo una live vediamo chi è online in questo momento a Devo andare qua, non mi ricordo mai. Mutiamo. Non ricordo. Uh, ride al canale. Abbiamo... Sì, sì. Andiamo, andiamo, andiamo da Dufer. Allora ragazzi, restate un attimo in chat che facciamo un bel ride a Rick Dufer che... tanta roba, tanta roba, assolutamente sempre interessante. Ospiti Brosio, no? Ospite Vic ragazzi. Non vedo l'ora, ci vediamo martedì alle 21. Grazie della compagnia a seghimma e startiamo con il ride. Ci siamo quanti siamo quanti siamo quanti siamo. Siamo una sessantina, vai così, grazie, ragazzi, alla prossima, ciao. nella mente di una persona una cosa vede nelle immagini che l'intelligenza artificiale di Art Breeder crea. Sono tipo delle macchie di Rorschach? No, no, sì. sono, sono, sono delle cose che faranno in realtà saltare per aria la mente dei tuoi pazienti, gennaio Quindi non farlo, non farlo. Grazie Padre Kain per vuoi... il raid. Grazie per il raid Grazie. Padre Grazie. Kain, benvenuti ai 61 rai danti Ciao, bene. ciao, ciao a tutti. E insomma, quindi eh, ragazzi dopo quindi ti, mando, ti mando, mando il link dai, dai. ti mando il link, è interessante, interessante. No, a parte gli